far crescere un intero settore. Firmato l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro del settore turismo, scaduto ad aprile 2013, interessa oltre 500.000 di lavoratori fra fissi e stagionali. Soddisfatta Federalberghi, che parla di atto di responsabilità, ma resta una coda di polemiche. Stefano Marcucci. L'aumento salariale è di 88 euro al quarto livello, suddivisi in 5 rate, di cui la prima a febbraio 2014. Ci sono voluti 15 mesi di trattative fra Federalberghi, Faita, Federcamping e i sindacati per siglare il nuovo contratto nazionale del turismo, che avrà una durata di 40 mesi. L'accordo prevede anche nuove soluzioni in materia di contratto di apprendistato e lavoro a tempo determinato. Christian Sesena, della Philcams CGL. Dal punto di vista sindacale è importante perché innanzitutto non tocca alcuni elementi della retribuzione dei lavoratori che fin dall'inizio erano fra i desiderata di tutte le controparti, scatti di anzianità e i permessi. I permessi sono 104 ore annue. Sfilati dall'accordo invece i rappresentanti della ristorazione aziendale Angem e dei pubblici esercizi FIPE, che riunisce 250.000 aziende e alcuni grandi gruppi come Autogrill e McDonald's, per un totale di quasi 1 milione di lavoratori. Lo strappo era avvenuto in ottobre ed era stato seguito da uno sciopero dei lavoratori, il cosiddetto sciopero del panino. Sesena, tornerete al tavolo con la FIPE? Il discorso con FIPE sarà un discorso sicuramente complicato, per non dire impossibile, e quindi si andrà verso al conflitto nelle forme sindacali o anche dove necessario per tutelare gli interessi dei lavoratori nelle aule giudiziarie, perché FIPE fondamentalmente la piattaforma che vuole presentare la conosciamo già, è distruggere diritti e salario dei lavoratori, quello che noi abbiamo già rigettato, quello che li ha spinti a uscire dal tavolo di Confcommercio dopo che da 40 anni si firmava un contratto multisettoriale che aveva un valore. Per Lino Stoppani, presidente di FIPE, questo è un contratto che i ristoranti e i bar non potevano permettersi. I pubblici esercizi non si sono permessi di poterlo fare perché non sono le condizioni, perché i pubblici esercizi subiscono una crisi devastante con la scomparsa dall'inizio della crisi di oltre 27.000 tra bar, ristoranti, pub, discoteche, eccetera, oltre ai cambiamenti di modelli di consumo e ad un abusivismo commerciale che ha raggiunto cifre record da 5 miliardi e che non ci consentono di firmare un contratto che a nostro avviso non risponde esattamente alle esigenze delle aziende. E parliamo ora del recente